Buongiorno da Stefano Cavallaro, benvenuti su cellularemagazine.it. Siamo al Museo della Scienza di Londra, alla conferenza stampa dove Qualcomm ha presentato le sue ultime tecnologie in ambito mobile. Si è parlato di nuovi processori, di nuove funzioni e fra le altre anche di augmented reality. Si tratta di ancorare degli oggetti virtuali sul mondo reale per vari scopi. Uno potrebbe essere quello di giocare. Siamo allo stand appunto dell'augmented reality e ora vedremo questo gioco Rock'em Sock'em di Mattel trasportato in un telefonino. Si tratta di inquadrare con la fotocamera dello smartphone questo piano e vedremo comparire i robot con cui potremo giocare. Vedete, ce n'è uno blu, di là ce n'è uno rosso e sullo smartphone compaiono degli oggetti che nella realtà non ci sono. Questo è dato dalla potenza dei processori, ma anche da un software che consente appunto di creare questa realtà che non c'è. Qui vediamo un'applicazione dell'augmented reality in campo gaming, ma questa tecnologia può essere utile anche in campo commerciale, ad esempio per mostrare delle informazioni su prodotti in vendita, oppure nel settore dell'education, oppure nelle catene di montaggio per mostrare come si costruisce o come si assembla una macchina. Grazie per essere stati con noi, per il momento è tutto, grazie per averci seguito.